Delirium? Non ci credo. Cioè, praticamente, Lorenz, mi stai dicendo che dobbiamo fare questo edificio, Sì, quell'edificio, quell'edificio là. e probabilmente dietro a questi edifici ce ne dovrebbero essere degli altri. Ce ne sono almeno una ventina. Porca troia, noi Non siamo credo sia solo lì! questo. Non drogatevi. Sopra la cosa dei morti c'è scritto tua madre. Porco. Io l'ho vista mia mamma sotto sta roba. Cioè, la prima cosa che mi è venuta in mente è quello che ho sopra di cazzo. Cioè, c'è della musica che arriva dal bosco. Dove cazzo vai? Guardate un piccolo Lorenz. Un piccolo Rollins. Stava iniziando a piovere. Cazzo, le gocce. Merda. Merda! Siamo in un posto enorme, con un botto da esplorare. Siamo sopra un tetto in questo momento. Sta per arrivare un temporale. Stiamo rischiando di beccarci un fulmine. E soprattutto siamo in un fottutissimo manicomio del Manicomio del cazzo. cazzo, sì. Dove è successa Una una strage. strage, un eccidio. Senti, comincia a piovere, figa. Merda. Merda! Siamo neanche a un decimo, Sì, forse no, saremo a un decimo. dell'esplorazione. Lui prima ha visto un'ombra che gli è passata davanti al corridoio. Io poco fa ho sentito una risata femminile. Porca troia! Cos'è sta roba? Nel peggiore dei casi ha sentito qualcosa, dato che sta piovendo, sta facendo il giro degli edifici con la macchina, dei fari della macchina. Quindi noi adesso dobbiamo trovare la via d'uscita e andare via in stealth totale. Se tagliamo dall'ospedale qua riusciamo a non farci vedere dalla macchina. Siamo ancora qua, cazzo! Come siamo ancora Siamo qua? ancora qua! Ma porca troia! Cos'è questo rumore? Siamo ancora qua. Prima di iniziare, però, vi ricordo: iscrivetevi al canale, mettete un like o un dislike al nostro video, attivate la campanellina fondamentale per non perdervi alcuno dei nostri video. E soprattutto, raga, oggi puntata assurda. Siamo ritornati nel manicomio. Siamo tornati al manicomio. Guarda. Ma dove sono le... Non capisco. Siamo dentro un edificio. E vogliamo continuare a fare l'esplorazione del manicomio, che come abbiamo detto l'altra volta è enorme. Quindi abbiamo tre posti da vedere, però non vi dico quali sono, perché è solo una sorpresa. Sta diventando buio, il solito schirbazzo notturno con gli schirbazzi. Cioè, non capisci un cazzo, dov'è No, la ti vedo, telecamera? non ti vedo. Non vedi più un cazzo. No, però devo dire che in questo edificio già ci sono leggermente qualche mobilio in più, e ciò è molto interessante, anche perché questa parte è molto più
protetta dalla vegetazione. Secondo me è quello un po'. Oh, cos'è? Ah, il vassoio. Che schifo. Cos'è quello schifo? È un letto completamente marcito. Ah sì, questo sarà due piani almeno. Dobbiamo andare in ordine, facciamo prima il primo piano, poi scendiamo. Wow, ma guarda anche i vetri, vedi Lorenzo, mi dà ragione questa cosa. Non è stato tanto vandalizzato. Questi edifici sono molto più... più curati, cioè curati nel senso che sono meno vandalizzati. C'è una puzza stranissima però, che schifo. Porca troia, salì. Oddio. Guarda, ecco cos'è, guarda cosa c'è lì. Mettiti la maglietta. Dei medicinali aperti. Porca troia. No, che odore schifosissimo. Perché magari erano tranquillanti. Oddio, mo ci addormentiamo. Cazzo, le medicine mi hanno impressionato, Lorenz. No, a me mi hanno nauseato. Anche sì, però cazzo, mi pensavo. Sai, finché trovi un mobile. Un morto. Sai. Wow, ma non carrello dei medicinali. Sì. Qui proprio era. Cioè si riesce a capire proprio qua. Ma che bello sgabello. Mamma mia. Qua si riesce a capire che era proprio un ospedale. Sì, ma proprio mi immagino le infermiere, capito, che passano in questo corridoio, bussano e vedi comunque, Lorenz, quello che dicevamo nell'altro video, guarda, è pieno di queste finestrelle dove le infermiere controllavano i pazienti. Mm. Sì, tutto fatto così, c'hanno le stesse porte in tutti i padiglioni. Sì. Un armadio, la solita vasca in mezzo alla stanza. Madonna, questi posti. E cos'è che è? Della... Arcioni. Capra per gli animali. Quella è una cuccia per i gatti. Ah sì, è vero. Quando esistevano ancora i gatti poi. Cos'è? L'ambulanza. Sì. Guarda questi vestiti. Sono talmente ricoperti dallo schifo che... Madonna, sono irriconoscibile. Sì. Lorenz. Wow, bella sta caldaia. Massella. Brutta, eh? Guarda, lì là ci stanno i tesori. Mm. Che sembra... Mica l'hanno devastata, cazzo. Sembra la cucina di Sauron. Ma che valigiozza! Tutte ste valigie! È brutto questo... Sì. Qui sì, c'è la cisterna del gasolio. Ma è pieno anche lì, eh! Pieno di valigie! Ma perché valigie? Ma il coperchio è questo! Sì. Andrea Pensotti. Pensotti. Ma da qui siamo scesi? Sì. O no? Ah. Cosa? Qualcosa mi ha camminato in testa. Dio santo. Potrebbe essere l'aereo. Sì, l'aereo. L'aereo? Minchia. È rimasto senza benza. Zitto. È questo che dicevo io. Ma sei sicuro? Guarda, ti furto. No, ti furto no, però. Lorenzo. Cosa? Quanto fanno paura queste radici? Sì. Guarda queste radici invece. Ne sono venute fuori tante qua. Ma hai capito com'è fatta? Cioè da sotto l'intonaco. Sta sotto l'intonaco, fuori. Sì. Mi sembra un attimo qua saliamo. Ah. Ma non c'era un'altra salita? Adesso infatti non abbiamo visto. Stai dicendo che... Sì, ma è messo malissimo, però è che roba. Porca vacca. Non è bello questo posto. Stavo dicendo che sembra che tutte queste porte spalancate così, è come se a un certo punto
fosse arrivata la fine del mondo, capito? Cioè tutti liberi, come quando hai quei film dove tutti i carcerati escono e scappano. E tutti sono usciti di botto. Ok. Qui è pieno di radici che arrivano dappertutto. Madonna. Ma cos'è quel film lì con le radici che arrivano dappertutto? È quello di Stranger Things. C'ha le radici tipo nel sottosopra, sì. Sì, ragazzi, con la pubblicità degli Scherbazzi siamo riusciti a comprare un paio di guanti. Ben 4,90€. Non sale più se non sei qua. Io. Ma non sale più, ma mi sembra di avere viste le scale. Vabbè. Beh, ma perché andare su? Ci sarà sottotetto. Eh sì, c'è il tetto. Io, se vuoi, vado su io un pezzettino e... Guarda se si è vero. Aspetta, fermo un attimo. Vai, sentivo la macchina. Ah, forse era questo. Ok, niente, brutto. Brutto? No, io sento le voci davvero. Minchia, ragazzi, è già diventato buio, figa. Secondo me è arrivata la macchina, ha parcheggiato là dove c'era l'altra volta. No, ma era strada della casa. Era sopra. No, non ho capito dove, sopra, sopra, ma di là. Perché sono messo un po' con l'orecchio. Proviamo a uscire un attimo. Minchia, sembrava un animale che ringhiava. Aspetta che spengo un attimo la luce. Sì, cerchiamoci che non ci sia nessuno. Vediamo un po' qua dentro. Vedete qua dietro a queste frasche, raga, ci sta un altro edificio tipo questo. Ma forse... è molto interessante. Non da qua. Ne avevo vista. Dobbiamo tornare indietro. Mi sembra di aver visto lì. E mi sono cagato. No, raga, come avete visto negli scorsi. Spegni le torce. Come avete visto negli episodi precedenti, qui noi siamo praticamente fuggiti perché durante metà esplorazione ci siamo resi conto che questo posto non è così abbandonato. Ovvero c'è una piccola parte ancora in funzione, sebbene tutto il resto è distrutto e palesemente un luogo da poter fare urlo. Vado io là. Vai, se c'è la macchina. Tu tieni questo. Sì, sì. Lorenz sta andando a vedere se trova qualcuno. Il problema è che lì c'è una luce accesa, eh? Ah, si sono riaccese le luci. Vabbè, quelle sono automatiche. Però
So che ragazzi è un po' sottoesposta la ripresa, ma non possiamo accendere le luci fin quando non siamo proprio praticamente nell'edificio, perché siamo veramente... Voi vedete? Guardate, si vede la luce. Arca troia. Merda. Cazzo, siamo lì. L'ho sentita, eh? Tutto. Ci sono ancora le tende. Sì. Bellissime. Gialle poi. Minchia, raga. Cioè c'era la fossa dei musicisti. Il palco è in legno ed è molto molto molto... Che è un edificio gigante con solo il teatro dentro. È assurdo, dovrebbe esserci altre stanze. Guarda, là sopra si stende, secondo me era tutto gestito da sotto, da quelle tre stanzine, sai. Secondo me tipo quelle... nel tempo c'era dietro, era molto meno profondo e c'era tutto dietro le quinte, capito? Ah. L'ho visto. Ah, ok, ok. Qua ci sono gli spogliatoi, però passi lo stesso sul palco. Per farti vedere, guarda. Qua però c'è mente armato. Sì, beh, comunque il palco è di legno. Vedi, qua c'è uno stanzino. Sì, sono gli spogliatoi. Cioè i camerini. Sì, con quella tela ancora. Lì sembra una vela, sì. Una barca. Una quinta, non so. Guarda sopra però. Sì, quella là è la graticcia. Da lì vengono legati tutte le quinte, tutti i fondali. Quello è ancora su. Ma non sembra così vecchio quello. Aveva quelli di legno, di solito nei teatri nuovi li cambiano ogni 5 anni. Ah, quindi cambiano. Tu pensa a cadere da quell'altezza là? Che si sale di bestia. Wow. Wow, è bella. Bellissima.
Io ho sempre paura che passi quella cazzo di macchina, guarda. L'altra guarda. Minchia. Lorenzo. Sì, questa è la galleria. Non avevo visto che era così alta sopra, qua. Oh, che ho visto. Mamma mia. Paura, eh? Qua mi sento. Io mi sento a casa. L'aspettatore. Ma quello che cos'è? Cosa? Quello, ha una luce. Mi chiama gli sgabelli, veramente il legno così. Non hanno neanche i cuscinetti. Ma si vede che questo qui era per i pazienti. Sicuro. Venivano a fare le rappresentazioni teatrali. Che cazzo ci fanno i cani qua? Cazzo, ma che siamo belli dentro la proprietà, per sentirli così. Dov'è che sono? Nel cantiere? No. Siamo nel cuore della proprietà, dove c'è la chiesa. Dove c'è la chiesa? Sì. Dietro questo stabile e andare in questo edificio che c'è qui. Che è infrattatissimo. Però mi pare ci siano anche altri edifici vicino. E poi cercare in fondo qua questo che dobbiamo trovare. Stiamo tornando nell'edificio, quello principale, cioè quello dove ci siamo stati prima, per riuscire a trovare la strada per andare al complesso, quello più nascosto nella vegetazione, che vi dico già subito che cos'è, è quello dei più agitati, quindi quelli come te, quelli come me, sì. Qui, qui dobbiamo andare a destra. Cazzo. Qua è tutto chiuso. Questo è un edificio. È quello che dobbiamo andare. Secondo me si va per l'altro corridoio. Proviamo a cambiare. A cambiare tattica. E prendiamo il corridoio, cioè il corridoio, il lungo vialone alberato per raggiungere questo posto malefico che è. Cazzo, ma quella è la chiesa. Oh, hai sentito? Ah, oh, no, è un aereo, minchia. Lorenzo, e guarda. Sì, sì, è la chiesa. Quindi da lì, lì dovrebbe esserci una strada che va là, a sinistra. Dietro. No. Minchia, va che poltroncina che si aspetta. Ma guarda il computer. Wow. Minchia, che scena apocalittica. Eh? La civiltà dei media. Porca vacca. Poltrona dei gatti. Cazzo, con i tagli di Fontana. E ovviamente il posto degli agitati degli è tutto sfondato, perché gli agitati vengono qua a sfondare tutto. Guarda quelle luci rosse. Chissà cos'erano. Ma questo cos'è? C'è una brutta. C'è una bruttissima. No. Bruttissima vibes. Oh, ma non ci crederei mai, ma la.
La camera è in surriscaldamento. Oh Cristo. Oh, è pieno di schifo. Vediamo se è proprio questo il posto. Perché magari non è lui. C'è qualcuno? Sei stato rinchiuso qua dentro? Per qualche motivo? Sì. Cosa sono i piedi? Ti lavavi i piedi nei lavapiedi? Wow. Ma sembrano... Cosa sono? Uffici? Sono provette? Ma guarda anche sto guanto mega massiccio. Sì, l'ho visto. Cazzo, qui gli davano tanta di quella roba. Eh? Per farli stare buoni gli davano tanta di quella roba. Cioè qui c'è stata tantissima sofferenza. No, non ci credo quanto cazzo è lungo sto posto. Queste erano le camerate. Penso. Mamma mia. Sì, guarda, tutte aperte così. Sì. Ma si chiudono dal fondo fino a qua. Pum 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 pam. Ok, abbiamo trovato la seconda cosa che stavamo cercando. Ma guarda qua. Cazzo è? No, qui sotto c'è. Ovviamente si scende. Si esce fuori. Sarò. Cioè che mi sta salendo un mal di testa di quelli devastanti. Vuoi una pillolina? Non lo so. Però non mi sento. Mi sento oppresso fortissimo, fortissimo. Merda, ho visto una luce. Dove? Là? Là? Ah no, sono io. Sì, sono io. C'è una luce blu adesso, sembra. Oh merda. Sai cosa servivano le luci blu? No. Per tenere la luce accesa di notte. Che è una tonalità che non dà fastidio. No, così dormivano ma le potevano tenere proprio. Sì. Mi ho sentito strusciare. Ma te lo giuro. Strusciare. Qualcosa che strisciava. Ma dai. Questo pavimento proprio. Madonna, mi si è accapponata la pelle. Di qua però, non. Vi davano tante medicine? Mm? Non vi siete accorti di morire perché eravate imbombati di medicine? Guarda, vieni qui. Cos'è? Zona controllata. Urca. Le radiazioni. Stanze vuote. Qua c'è una sedia. Sì, ma chissà, c'è. Prima che venissero aboliti questi posti, chissà che. E adesso, chissà quante cose sono rimaste sepolte. Bella. Sei seduto qua? Stai aspettando qualcosa? Guarda. Dove? Togliela. C'è una sensazione, no, ma non è solo la sedia, è proprio tutto. Sei qui seduto? Minchia, c'è quel rumore ogni tanto di macchina che mi fa venire un'angoscia. Sei qui seduto? Fai un rumore. Hai sentito? Sì. Andiamo su. C'erano le scale per andare su, io non l'ho viste. Non l'ho mai viste. Noi dobbiamo andare sotto un altro corridoio, in fondo. Ma da dove siamo arrivati? Da l'edificio.
hanno questa struttura tipo a T, che tu entri a metà, okay, e poi vai a destra e a sinistra. Ok. No, ci sono dei rumori, ragazzi, molto forti. Alcuni sono la strada che c'è qua fuori, ma alcune cose sono veramente strane. Qui c'è la vasca. Ovviamente è un altro coso, cioè. Madonna. Ma questa secondo te è una qualcosa per legare le persone? O è tipo una cintura? Questo, Madonna, questo è un album di foto. Oddio, aspetta che lo guardiamo da di là. Ah no! No, è un catalogo di... Di le pareti. Sì, carta da parati. Complimenti per lo schifo. Ma questi non sono dei trampoli. Ma non ci credo, eh sì. Cazzo, sono dei trampoli. Dai, fammi vedere come cammini sui trampoli. Non c'è l'altro. Mi sembra abbastanza... Lo hai sentito? Cos'è sto fischio? Lo sento forte io, eh? Che sembra un urlo soffocato. Sì, un urlo soffocato. Lo strillo di una donna. Ma che storia sto cosa? Dimmi che cazzo è. Non tutti i nomi. Sono nuovi. 68, cazzo qua. Forse non c'era già la. No, la legge Basaglia di quando è. 70-71. Retta quota di concorso. Questo è un archivio ancora di questo posto qui. E poi fatto sì, guarda. Con tanto di chiavi e in metallo. Sì, non capisco che cosa vogliono dire tutte queste. Retta quota di concorso. Movimento del maniaco. Movimento del maniaco, sì. Cosa vuol dire? Il maniaco è uno quello che ha le manie, quindi era un. Sicuramente il degente. Ah? Eh sì. Importo. Ah, competenze della. Erano tutte le cose, i costi. Mio Dio, ah sì, di tutti, cioè, i. Cioè, di tutto quanto costava. Sì, sì. Madonna, ragazzi, che ansia. Anche qua ci sono un sacco di nomi. Del 67 va a geometro. Sappiamo che sei stato qua. O siete stati qua. O siete stati qua. Chiudete quella porta là in fondo. Fate questo sforzo. Qua c'è il residuo di un. Azzarola. Sì, c'è sul letto. La rete è andata via totalmente. Madonna. Sì, anche col materasso comunque risulta, cioè, più basso delle ginocchia. Ma questo era proprio un letto. Guarda! Qui li legavano, cazzo! No, tu dici? Ma sì, questi erano i posti dove li legavi. E poi questo letto non si alza. È inchiodato per terra. Ma è perché qua se si accettavano non potevano... Minchia, li legavano qui, Jack. Li legavano qua. Cazzo, vi legavano qua. Qua ci sono tutti i nomi. Mio Dio, che barbari che eravamo. Mio Dio. Sì, sì, guarda. Oh. Ehi. Sei ancora qui? Ti legavano a questi letti? Merda. Io sento dei rumori, Jack, tu li senti? Sì. Ti legavano a questi letti?
Porca puttana, hai sentito? Siringa, come al solito, con l'ago, cazzo. 1955, Lorenz. Oddio. Ottimol. Guarda qui. Ci stanno ancora i liquidi, ma se quello fosse piscio... Ma può darsi. Cioè, che liquido ci può essere? Sicuramente uno che ci ha pisciato dentro. È proprio giallo piscio. Madonna. Etere, porca troia. Etere? Etere. Quello è etere, quella bottiglietta lì. Ma cosa serve l'etere? L'etere serve per addormentare le persone. E quel guarda qui. Quelle robe rosse sulla parete, le viste? Oh, ma... Era un ringhio, eh. Hai indicato le... Poi ho guardato le... Non riesco a parlare. Se... Hai indicato quello e si è sentito, cazzo. Sei arrabbiato? Hai ringhiato perché sei arrabbiato? Beh, sei sicuramente arrabbiato. Per quello che hanno fatto qua dentro. No, Jack, ho delle immagini bruttissime. Ho delle immagini bruttissime di quando questo posto era... Seminuovo, hai sentito ancora? Sembra che qualcuno sposta... Cioè ho l'immagine, una netta immagine di tutto nuovo che veniva usato sulle persone che gridavano dicendo di essere... Vabbè, i computer, questi qua sono computer degli anni 80. Oddio, io mi sento male. Usciamo da qua. Via. O cerchiamo ste cazzo di scale per andare su. Tornando indietro cerchiamo. Mi sta pigliando male. Oh. C'ho la pelle d'oca, Jack. Sì. Guarda. Non vuole che ce ne stiamo andando, che ce ne andiamo. Vuoi che rimaniamo qua? No, Lorenz, no. Ma perché? No, non è positiva questa cosa. No. Era estremamente arrabbiato, secondo me, in quella situazione. Io ho paura che sia tipo una cosa come tipo imprigionato ancora qua, legata a quel cazzo di letto. E noi siamo la sua unica possibilità. Non mi aiutarci. No, no, tu devi rimanere qua. Mi dispiace, ma tu devi rimanere qua. Non puoi venire con noi. È vietato uscire da qua. Senti. Ma lo sento di brutto sto suono, eh. È da fuori. Abbiamo visto la seconda cosa. Il padiglione degli agitati. Mamma mia. E ci ha messo tantissima angoscia. Io mi sono sentito più volte toccato. Più volte toccato. E ho sentito dei rumori fortissimi. Cioè qui dentro è... Pesante, raga, pesantissimo. È brutto. Cosa dobbiamo vedere, Lorenz? Allora, adesso c'è l'ultima cosa da vedere. Sorpresa.
È una sorpresa, però io spero di riuscire ad arrivarci senza farci sgamare, perché dobbiamo andare vicino ad un edificio dove è abitato. Cazzo. Quindi bisogna stare attenti, proviamo ad andare. Poi al massimo vi dico, se non riusciamo ad arrivare, ve lo dico dopo che cos'era. Due sorelline, 9 e 14 anni, sono morenti per il folle gesto della madre, dà fuoco alle figlie mentre dorme. Mio Dio. Cosparso di alcol, il materasso, poi ha piccato in rogo la donna di 40 anni, affetta da disturbi psichici, è stata arrestata. Le ragazzine ricoverate al centro grandi ustionati di Roma. Mio Dio. E questa è finita qua, ci fai? Ci fai. Sala visita. Guarda, qua c'è la poesia. Sì. Ma quelle manine. Madonna. Alison. Alison. Lady Diana. No. No. Cos'è? Cos'hai sentito? Non ti ancora. Hai sentito questo rumore di sottofondo? No. Cos'è? Lei c'è una spalliera. È stato dei... Hanno fatto dei viti. No, che ragno! Ma che ragno! Quali sono le per tirarsi su? Là c'è la spalliera della palestra. Qua c'è il loop. In questo edificio qua siamo. Guarda, questo è più preciso forse. Vedi che siamo un po' sì. Che siamo dentro. Siamo in questo edificio. Quindi noi dobbiamo andare. Dobbiamo andare qua. Ok. Prepariamo il corridoio perché hanno una moto parte. Sì, facciamo le attività ricreative qui. Da qui siamo entrati, no? No, che casino. Mamma mia, che bordello. Era la biblioteca questa. Sì, qua si facciano cose ricreative. L'hai già vista? L'ho vista. Merda secca. Ragazzi, questa è la cappella. Eccola lì. Merda. Siamo arrivati all'obitorio, ragazzi. Proprio quella che cercavamo. Eccolo qua. Merda.
L'ultima volta che ho visto, che mi sono trovato di fronte a sta roba, porca troia, ho trovato un cervello in un secchio. Ma questi che cazzo sono? Sono dei... Qualcuno ha disegnato, ha fatto dei sassi verdi. Ha fatto dei sassi verdi. Pesante, eh? Frigorifero per i morti è una roba sempre molto, molto angosciante. Ciao ragazzi, siamo arrivati al posto che cercavamo, il numero 3, l'obitorio, la camera mortuaria con la cappelletta. È stata lunga, 2 giorni di esplorazione. 3 episodi. 3 episodi, una bomba. Raga, grazie sempre per il supporto. Presto nuovi scherzi.